studenti proiettati nel mondo del lavoro per aumentare la formazione e costruire abilità utili alla futura occupazione. Con questo obiettivo nascono i politecnici professionali che ampliano il percorso degli istituti tecnici superiori con 6 differenti filiere a disposizione. Gli ITS faranno parte dei poli, sono parte dei poli. In realtà il polo è molto di più di un ITS, è diciamo un consolidamento tra la formazione e il mondo del lavoro. Nasceranno 6 poli in Abruzzo, ci sarà il polo del turismo, il polo dell'agroalimentare, il polo della meccatronica, il polo della moda, il polo del trasporto e della logistica. I 6 poli di fatto metteranno ancora di più in connessione i bisogni del territorio, come dire, relativamente a queste tematiche, e gli enti di formazione che poi dovranno mettere, come dire, sotto forma di formazione i bisogni delle imprese, e quindi poi anche gli istituti tecnici e gli istituti professionali, creando quindi un circolo virtuoso tra il bisogno del territorio, gli organismi di formazione e gli studenti. I poli sono costituiti dalle imprese concernenti che si occupano per esempio del turismo, tra gli organismi di formazione che dovranno far formazione sui temi interessanti sulle tematiche turistiche, e poi dagli istituti professionali che hanno al loro interno un indirizzo turistico. Naturalmente questa filiera è sostenuta anche dall'ITS Turismo in questo caso.